Salve cari, allora farò un altro paio di video in serie, quindi sarò sempre così, mi vedrete così per due o tre video. Come ai vecchi tempi quando registravo tre video e li mettevo uno ogni giorno e poi mi diceva, ma c'è sempre la stessa maglietta? Sì, c'ho sempre la stessa maglietta perché sono stati registrati sempre lo stesso giorno. Anche se è vero che io a volte mi vesto uguale, ma più che altro perché io faccio i video settimanalmente, quindi capita magari che mi metto la stessa maglietta della settimana scorsa. Ovviamente la maglietta è stata lavata nel corso di quella settimana, però cioè magari capita, non lo faccio apposta, cioè non è che mi ricordo che cosa mi sono messa nel video prima, oppure è perché ho registrato parecchi video in seguito, in serie, perché mi viene da dire in seguito, non lo so. Comunque un attimo solo che devo bere un secondo. E questo è il bello della diretta. Allora, dicevo che volevo fare un paio di video perché ho trovato dei video tag carinissimi su canali in inglese. E visto che so che molti di voi non sono praticissimi nell'inglese, ho pensato che sarebbe stato carino magari tradurli in italiano, così anche i booktubers italiani possono farli, magari senza andarseli così a cercare, eccetera, eccetera. Il primo che voglio fare è quello dei sette peccati capitali della lettura, che è un tag che io ho pescato per caso, perché stavo cercando qualche video tag carino da fare e ho trovato questo. Il tag in versione lettura è partito da una ragazza che si chiama Bookishly Malaysia, che è molto carina e molto simpatica come modo di fare, mi piace molto. E originariamente questo tag, credo, non sono sicura, però c'è scritto qua. Era partito come un video sul make-up, però questa ragazza poi l'ha trasformato in un video sulla lettura ed è carinissimo. Adesso, insomma, non vedo l'ora di farlo, infatti lo facciamo subito. Allora, partiamo subito. Primo peccato capitale, avarizia. Qual è il tuo libro meno costoso e qual è il tuo libro più costoso? Allora, vi faccio vedere quello più costoso. Ve lo faccio vedere perché è un libro di cui io tra l'altro volevo parlare prima o poi. Non so quando, magari così random, perché è un libro a cui io sono veramente prima di tutto molto affezionata. E due, secondo me è fantastico come libro. Il libro più costoso che possiedo è questo. Questo è The Beatles di Bob Spitz. Qui c'è scritto la vera storia, vabbè. Questa è una biografia dei Beatles, ma non è una biografia dei Beatles, questa è la biografia dei Beatles. Io questo libro l'ho voluto talmente tanto che ho speso la bellezza, ve lo faccio anche vedere. Si leggerà. Comunque, questo libro costa 29 euro. Questo libro io credo che non sia più neanche in catalogo. O non lo so. Esso edito Sperling e Kapfer. Allora, forse non lo sapete, ma io sono una grande fan dei Beatles. Proprio molto, molto, molto fan dei Beatles. Tantissimo. E quando ho saputo che questa biografia sarebbe stata tradotta in italiano, cioè l'ho bramata talmente tanto che ho detto fanculo, me la compro. Questo libro, cioè, se tu vuoi sapere tutto dei Beatles, pure come si chiamavano i bisnonni, pure che marca di scarpe portava il nonno di Paul McCartney, no, magari questo no, però se vuoi sapere veramente tutto e di più, questo è il libro che devi leggere. È molto particolareggiato soprattutto sull'inizio. Ci sono anche delle foto dentro. Non sono tantissime, è quasi tutto testo. Sono veramente poco le foto. Questi sono i Beatles da quando ai tempi di Amburgo. Quanto erano piccoli. Oh Madonna. Però è veramente, cioè, un libro bellissimo. A parte che è scritto in maniera scorrevolissima, quindi ti sembra quasi di leggere un romanzo. Ma poi è fantastico, cioè veramente in questo libro scopri di tutto e di più, scopri cose che magari forse non avresti voluto scoprire, no, non è vero. Comunque è fantastico, io penso che i fan dei Beatles dovrebbero leggere questa biografia, giusto anche solamente per dire di averla letta. È veramente, cioè questo è il mio tesoro. Io adoro questo libro, ogni tanto me lo sfoglio, me lo riguardo, mi leggo le parti che mi piacciono di più.
veramente un libro bellissimo, sono stati 29 euro meglio spesi della mia vita. Il libro meno costoso, credo di avere qualche libro comprato all'usato, pagato tipo 50 centesimi, cose del genere. Penso che siano quelli i libri meno costosi. Uno è uno di cui ho parlato nel video che sta caricando adesso, e che è Il Club dei Misteri Stravaganti di Chesterton. Quelli sono i libri meno costosi che possiedo. Allora, oddio, Wrath, come si traduce in italiano? Ira, ira. Con quale autore hai un rapporto di amore-odio? Io non credo che questa sia una domanda, cioè non credo che voi vi aspettiate una risposta particolarmente originale. L'autore con cui ho un rapporto di amore e odio è George R. R. Martin. Prima di tutto perché mi ammazza costantemente i miei personaggi preferiti e per questo io lo odio. Scrive una saga bellissima e per questo lo amo. Ci mette 45 miliardi di anni per scrivere un volume nuovo e per questo io lo odio con una passione ed una forza che non ho mai riservato all'odiare una persona. Scherzo, non lo odio come persona, però cavolo. Però al tempo stesso, quando esce un nuovo volume, io non ho avuto ancora il piacere di sperimentare l'uscita di un nuovo volume di Martin, però iniziare un nuovo libro della sua saga è sempre bellissima, quindi per questo lo amo. Quindi, insomma, diciamo che ce l'ho con lui praticamente costantemente, però non posso dire di odiarlo completamente perché comunque ha creato personaggi che mi piacciono tantissimo e quindi, insomma, non saprei che cosa dire. Allora, Gola, quale libro hai costantemente riletto over and over senza assolutamente nessun tipo di vergogna? Allora, vabbè, gli Harry Potter li ho riletti infinite volte, magari non tutto il libro, magari solamente i pezzi che mi piacciono di più, però costantemente li riprendo in mano, li leggo, li risfoglio, e proprio con piacere, con godimento, proprio sono dei libri che io costantemente vado a riprendere e a rileggere. Idem Il Signore degli Anelli. I miei libri del Signore degli Anelli sono veramente devastati, cioè sono veramente cadono a pezzi, tanto sono stati sfogliati, proprio vissuti. Sono forse gli unici libri che ho rovinato, tra virgolette, con il mio rileggerli, perché poi vabbè gli Harry Potter sono tutti in copertina rigida, quindi non è che si sono rovinati più di tanto. Quelli erano in una brossura che tra l'altro non era particolarmente solida. Perché adesso sono uscite delle edizioni favolose dei libri del Signore degli Anelli. Io ogni volta che le vedo in libreria li voglio. Però ce li ho già e quindi no. Sono i problemi di una persona molto amante del Signore degli Anelli. Allora, oddio, Sloth e Pigrizia. Quale libro hai, diciamo, tralasciato di leggere per Pigrizia? Ce ne sono un paio che ho lasciato lì perché boring. Uno recentemente è stato La Spada della Verità, però è stato forse un errore mio perché avevo appena finito A Dance with Dragons e quindi ero troppo sintonizzata su Martin per leggere un fantasy che non avesse quella lunghezza d'onda, quindi mi irritava tutto e quindi l'ho dovuto mettere da parte, a parte perché un po' mi annoiava. Poi diciamo che se un libro non mi piace, semplicemente lo metto da parte e non lo rileggo più. Non è che dico, ma magari lo riprendo. No, se un libro non mi piace, questo non è che non mi piaceva, ma non mi esaltava. Quindi diciamo La Spada della Verità, però probabilmente non era il suo momento. Oddio, perché c'ho i dubbi sulla traduzione oggi? Non è proprio giornata di italiano. Orgoglio. Di quale libro parli di più per sembrare molto faiga ed intellettuale? Ma in generale i classici, sai, tu dici, ah, sai, quando ho letto Anna Karenina, quando ho letto Orgoglio e Pregiudizio. No, in realtà non parlo di libri per sembrare intelligente o figa, ne parlo perché sono piena di sensazioni e di feelings e quindi mi devo sfogare. Ma forse Il Maestro e Margherita, ma
Il Maestro e Margherita è stato un libro estremamente importante per me, quindi se ne parlo è perché voglio che il mondo parli di questo libro, che il mondo scopra questo meraviglioso libro e che ne possa apprezzare a sua volta la meravigliosità, non esiste meravigliosità in italiano, ma la perfezione. Quindi ne parlo non per sembrare intellettuale, ne parlo perché voglio condividere con l'universo. Lussuria, quale caratteristica trovi più attraente in personaggi femminili e maschili? Allora, a me piacciono tantissimi personaggi che hanno gli occhi azzurri, non so il perché. O comunque grigi, verdi, questi colori qui, mi piacciono tantissimo, non so perché, è una cosa mia. Poi, diciamo che più che caratteristiche fisiche, mi piacciono i personaggi per il loro carattere, quindi sì, anche se hai un figo eterno, tipo, non so, Edward Cullen mi fa cagare come personaggio, lo odio a morte. Anche se, cioè, dovrebbe essere un figo nella serie, però non mi piace. Diciamo che io non vado tantissimo alle caratteristiche fisiche dei personaggi, però ecco, personaggi che hanno gli occhi azzurri, gli occhi verdi, gli occhi grigi mi stanno un pochettino più simpatici a pelle, non lo so perché. Invidia, quale libro vorresti ricevere di più come regalo? Non, cioè, non lo so. Vorrei ricevere in regalo tutta la serie di una serie di sfortunati eventi in inglese. C'è un box bellissimo fatto tipo a cassapanca, baule, ed è una cosa divina. E poi anche il box degli Harry Potter in originale. Sono bellissimi, veramente bellissimi, proprio dolore perché non saranno mai miei. Magari un giorno, tanto, tanto, tanto tempo potranno essere miei, ma ne dubito fortemente. Diciamo che se me li regalassero sarei la persona più felice su questo pianeta, però non succederà mai, e quindi sono la persona più triste su questo pianeta. Non è vero, i problemi sono altri, però dai, stiamo parlando di un videotango sui libri, dei nostri guilty pleasures, di cosa vorremmo proprio dal profondo del cuore, quindi possiamo tranquillamente esagerare. Ecco, via, basta. Niente, questo è quanto, cari. Fate anche voi questo videotag perché è carinissimo. Metto sotto il link del canale di Bookie. Aspetta, come si chiama? Bookilishly Malaysia. Traduco sotto le domande in italiano, in un italiano leggermente migliore di quello in cui le ho enunciate, perché le stavo leggendo in inglese, quindi dovevo tradurre subito in italiano e a volte mi venivano cose strane. Ignorate il fatto che io costantemente non riuscissi a tradurre i sette peccati capitali dall'inglese all'italiano, non so perché. E fate anche voi questo video tag, magari non so, lo mettete come video risposta, io sarei tanto tanto contenta. E niente, ci vediamo presto. Ciao!